Oggi più di 30 rappresentanti di tutte le associazioni che abbiamo nel mondo, che sono 110 attive dall'Asia fino all'America, all'Oceania, in Africa, si stanno confrontando su qual è il loro ruolo all'interno del sistema regione di promozione all'esterno, quindi nel mondo, perché loro, gli abruzzesi del mondo, hanno le radici, il DNA abruzzese e sono i primi ambasciatori di questa regione nelle comunità dove si trovano. Quindi c'è un ragionamento sulla loro storia, sulla storia del CRAM, e quindi parliamo del turismo delle radici, del rapporto con l'Italia, ma del rapporto anche con la nostra regione. Queste associazioni nascono con scopi sociali, quindi nelle prime migrazioni perché servivano a parlare la stessa lingua, a rappresentare i propri usi e costumi, invece oggi sono parte integrante anche delle comunità che loro hanno reso grandi, non solo sono ospitanti, ma insieme le hanno costruite. Quest'anno il CRAM arriva a Chieti, l'anno scorso assemblea a Vasto, l'ultima assemblea, Chieti invece ci sarà cultura, ma anche visite della città. Assolutamente sì, è un'occasione sia ai nostri corregionali all'estero di far rivedere Chieti o conoscere Chieti e sia un'occasione d'incontro per parlare di temi del futuro. I temi del futuro sono soprattutto l'anno delle radici, cioè il 2024, anno in cui si celebrerà il famosissimo turismo delle radici, cioè il turismo di tutti quelle seconde e terze generazioni di abruzzesi in questo caso all'estero, che vogliono riscoprire il nostro Abruzzo, le loro radici. Questo del CRAM, soprattutto in quest'anno, in questa edizione, è una grandissima occasione di collegamento tra la nostra regione e il nostro potenziale turistico e tutti i turisti che possono venire nella nostra regione.